Ecco, io credo che quello che noi stiamo vivendo adesso è qualcosa che discende da questo modello, però con qualche variazione, con qualche ancora precisazione, che è stata adesso ampiamente teorizzata da dei politologi americani, in particolare un signore che si chiama Sunstein, i cui libri sono tradotti, sono appena stati tradotti, non è un caso in italiano, da grandi editori. I quali chiamano questa cosa lo stato amministrativo. Cosa intendono per stato amministrativo? Intendono per stato amministrativo un modello di stato in cui la governance, l'esercizio del governo, eccede i classici poteri previsti dall'ordinamento, dalla Costituzione, legislativo, esecutivo, giudiziario. Sì, quelli ci sono, ma c'è un'altra forza amministrativa, una specie di leviatano amministrativo, puramente amministrativo, che in nome della gestione, dell'amministrazione e in modo discrezionale esercita poteri che non sono previsti, che non gli apparterrebbero, no? Però in nome dell'utilità pubblica. C'è questo leviatano amministrativo che può trasgredire il dettato delle leggi della Costituzione, no? Allo scopo di assicurare, dice questo Sunstein, non di assicurare la libertà in generale, ma di guidare non la libera scelta dei cittadini, ma quella che lui chiama la navigabilità delle loro scelte. Cos'è la navigabilità delle loro scelte? La governabilità delle loro scelte. Si tratta di guidare le scelte, di determinare le scelte, di orientare quello che sta avvenendo ora, no? In cui la gente accetta una scelta che è stata predeterminata, no? Ecco, questo coincide appunto, e questa è la novità del modello, appunto che vediamo che il potere decisionale in questo tipo di Stato viene esercitato anche da poteri estranei all'ordinamento, per esempio le commissioni di medici, di esperti, di economisti, da quello che vediamo, ci sono delle commissioni che non hanno alcuna struttura costituzionale, che sono del tutto estranee all'ordinamento, e però queste commissioni praticamente decidono. Capite che attraverso queste procedure fattuali la Costituzione viene alterata in un modo molto più radicale di quello che è previsto, come sapete, che era stato previsto dai Costituenti, no? La possibilità di cambiare il potere di revisione della Costituzione. E in questo modo la Costituzione diventa quello che un discepolo di Marx chiamava ein Papierstück, un pezzo di carta, no? Però appunto è importante. Mi sembra ricordare che questo modello, in ultima analisi, deriva dallo stato duale nazista e fascista. È stato detto che lo stato moderno vive di presupposti che non può garantire. Io credo che è possibile che la situazione attuale, che ho cercato di descrivervi, sia la forma in cui questa assenza di garanzie ha raggiunto, per così dire, la sua massa critica, no? E lo Stato moderno, che ha rinunciato, secondo ogni evidenza, a garantire i suoi presupposti, no? Vediamo con chiarezza che lo Stato moderno sta garantendo i suoi presupposti, che questo Stato sia forse giunto alla fine della sua storia, e che forse in un certo modo noi stiamo vivendo la fine di questo modello di Stato che credevamo, chissà perché, fosse eterno. Ecco, io quindi credo che ogni discussione oggi su ciò che dobbiamo fare debba partire dalla coscienza, dalla Costituzione, che appunto che questa civiltà politico-giuridica, forse non soltanto politico-giuridica in cui viviamo, è ormai crollata. O meglio, visto che si tratta, come sapete, di una società basata sulle finanze, che questa società, questo Stato, ha fatto bancarotta. Che la nostra cultura fosse sulla soglia di una generale bancarotta, guardate che le menti lucide l'avevano capito da tanto tempo. Io ricordo quando ero ragazzo, parlavo con Pasolini e Almorante, e loro dicevano già queste cose che diciamo noi. A me sembrava assurdo, perché visto ora lì sembrava che era un paradiso, no, da questo punto di vista. Eppure loro avevano visto quello che stava avvenendo, no? Quindi in fondo le menti più lucide del Novecento avevano già diagnosticato la bancarotta, no, della nostra cultura. Ecco, a noi ci tocca adesso l'esperienza non certo piacevole di vivere proprio nei fatti, questa bancarotta che è intellettuale, etica, religiosa, giuridica, politica, economica.
nella forma appunto estrema che è andata assumendo, no? Lo stato di eccezione invece della legge, no? Come vi ho detto, l'informazione invece della verità, la salute invece della salvezza, la medicina invece della religione, no? È evidente che qui la medicina è diventata una religione, no? Il vaccino è il nuovo sacramento di questa religione, altrimenti non si spiega che la gente, sapendo che rischia la vita, a ogni costo vuole vaccinarsi. Ecco, che cosa fare in una simile situazione? Naturalmente sul piano individuale, innanzitutto continuare a far bene quello che si è sempre cercato di far bene, no? Anche se sembra che non ci sia motivo di farlo, anzi proprio per questo c'è tanto più motivo di farlo. Però appunto naturalmente questo non basta. Poi mi veniva da pensare a delle riflessioni che faceva nel 1943 Hannah Arendt rispetto a, pensate che cosa stava vivendo lei, ancora peggio di quello che viviamo noi, certo, forse. E lei diceva, si chiedeva in che misura noi siamo obbligati rispetto al mondo, anche se questo mondo, come era il caso suo, in quanto ebrea, ci esclude, oppure anche se siamo noi stessi costretti a ritirarci, e si riferisce a quelli che durante il nazismo vivevano nello stato che si chiamava l'emigrazione interna, no? Tra l'altro può darsi che noi saremmo costretti a vivere in stato di emigrazione interna o di monastero, no? Ecco, però lei diceva, forse dobbiamo ancora qualcosa, no? Dobbiamo ancora qualcosa, e quindi in questo testo, curiosamente, ma credo che non sia, che sia importante, Hannah Arendt indicava l'amicizia come principio possibile di una nuova, di un ricostituirsi di una società all'interno della società, di una comunità all'interno dello Stato, no? E credo che di fronte a questa depoliticizzazione crescente degli individui, no? Perché noi assistiamo oggi a un processo di depoliticizzazione, no? Della vita individuale, questo è evidente. Ritrovare nell'amicizia il principio di una nuova politica, di una nuova politicizzazione sarebbe importante, no? E credo che in qualche modo voi studenti avete cominciato a farlo creando la vostra associazione, no? Ma credo che si tratti di estenderlo sempre di più. Questa cosa va praticata e stetta al massimo. Bisogna assolutamente ricreare una società nella sua qualcosa, nella società. Vorrei proprio rivolgermi agli studenti che sono qui presenti e che mi hanno invitato a parlare, no? Vorrei cioè ricordarvi qualcosa che dovrebbe essere alla base di ogni studio universitario e di cui invece, credo, di solito non si fa parola nell'università. Ed è semplicemente questo, che prima di abitare in un paese e in uno stato, gli uomini hanno la loro dimora vitale in una lingua. E credo che solo se saremo capaci di indagare e di comprendere come questa dimora vitale sia stata manipolata e trasformata, potremo capire come siano potute avvenire le trasformazioni politiche e giuridiche di cui abbiamo parlato, no? Cioè l'ipotesi che intendo suggerirvi è che la trasformazione del rapporto con la lingua è la condizione di tutte le altre trasformazioni della società. Di questo non ci si rende conto perché, se ci pensate, la lingua è questa strana cosa che resta nascosta in ciò che nomina da comprendere, no? Anzi, possiamo parlare solo se prescindiamo da fare attenzione a questa lingua, no? Però credo che non sia un caso che la grande trasformazione che è avvenuta con la rivoluzione industriale in Inghilterra e con la rivoluzione politica in Francia, no? Questi inizio di siano state in qualche modo accompagnate, se non precedute, da una riflessione, come sapete, sulla una problematizzazione della ragione, cioè di ciò che definisce l'uomo come animale parlante. Ratio viene dal verbo reor, che significa contare, calcolare, ma significa anche parlare, ma inteso nel senso di rendere razione, dare conto, no? E quindi questo sogno della ragione moderna coincide con una sorta di razionalizzazione del rapporto con la lingua, una trasformazione del linguaggio che permette di dar conto e di governare integralmente non solo la natura, ma innanzitutto la vita degli esseri umani. E che cos'è quello che noi chiamiamo scienza, se non ci pensate, se non una pratica
del linguaggio che tende a eliminare nel parlante ogni esperienza etica, poetica e filosofica della parola per trasformare la lingua in uno strumento di scambio di informazioni, no? E al limite di qualcosa di cui si può fare a meno. È chiaro che la scienza, l'ideale della scienza sarebbe di poter fare a meno della lingua, di sostituirla appunto con i numeri, gli algoritmi. In fondo la scienza perché non ci può veramente, perché la scienza non ci potrà mai fare felici? Perché la scienza in fondo presuppone che l'essere umano sia un corpo biologico tendenzialmente muto, no? La parola viene messa tra parentesi. E appunto, però, ecco, se oggi, ecco la domanda che voglio fare, com'è potuto, quale trasformazione dobbiamo immaginare nel rapporto con la lingua perché sia potuto avvenire quello che sta avvenendo? Come per esempio, quello che sta avvenendo è, sembra che nella gente, nell'esperienza degli uomini parlanti, sia venuta meno la stessa possibilità di distinguere la verità dalla menzogna. Perché non so, la cosa più straordinaria di quello che stiamo vivendo, è che la menzogna oggi è evidente, ma una cosa lampante, cioè non è che noi dobbiamo ragionare per capire, no? È evidente tutto quello che avviene. Eppure la gente sembra che abbia perduto la possibilità di distinguere nel loro ragionare, nel loro essere parlanti, la verità dalla menzogna. E appunto se oggi medici, giuristi, scienziati accettano un discorso che rinuncia completamente a porsi qualunque domanda sulla verità, questo è sicuramente, naturalmente molti sono stati pagati per farlo, va bene, però se prescindiamo da quelli che sono stati pagati per farlo, questo evidentemente è che nella loro lingua avevano perso la capacità di pensare, cioè di tenere in sospeso, sapete, pensiero viene da pendere, tenere in sospeso, ma appunto potevano soltanto calcolare o ripetere, no? In quel capolavoro dell'etica del Novecento, che è il libro di Hannah Arendt su Eichmann, Arendt osservava, non so se l'avete letto, ma insomma, che Eichmann era un uomo perfettamente razionale, raziocinante, perfettamente, nemmeno cattivo, perfettamente raziocinante, e che era in grado quindi, tramite il suo raziocino, di organizzare quel complessa operazione che era il trasporto degli ebrei nei campi, verso i campi. Quindi era un uomo, Arendt dice, ma che cosa mancava allora a quest'uomo? Arendt dice, mancava la facoltà di pensare, ma non pensare, fare teorie, no, la facoltà di pensiero, innanzitutto la capacità di interrompere il flusso del discorso, no? Eichmann non riusciva a interrompere quel flusso del discorso, degli ordini, per cui aveva nella mente qualcosa a cui poteva soltanto obbedire, che non poteva mai tenere in sospeso pensare, no? Ecco, quindi il primo compito che ci sta di fronte è quello di ritrovare un rapporto sorgivo, cioè poetico e pensante, con la nostra lingua. E solo in questo modo potremo uscire da questo vicolo cieco che credo che potrebbe portare verosimilmente all'estinzione, se non fisica, almeno etica e politica dell'umanità.